Mystery box super dell'edicola regalata da Daniele. Daniele, ma cosa hai combinato? Prima di scoprire cosa c'è dentro, sigla! Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove Daniele mi ha fatto una sorpresa. È sceso con Yuki, è andato in edicola. Esatto. E mi ha comprato praticamente delle cosine, io non so cosa. E le ha chiuse tutte all'interno di questa scatola che penso tu, suppongo che tu già l'avessi, questa scatola. E sopra c'è scritto Mystery Box dell'edicola. Quindi non so quante cose, in media quante cose ci sono dentro, 5, 6, boh, non lo so. Vedrò, va bene. Comunque, prima di iniziare questo video, se siete curiosi di sapere cosa c'è all'interno di questa misteriosa scatola nera, lasciate un pollice in su, iscrivetevi, attivate la campanellina, perché tutti i giorni su questo canale alle ore 14:30 ci sono video. E molte volte, tutti i giorni alle 17, ci sono anche gli short, quindi mini video per tenervi compagnia. Restate sempre aggiornati, mi raccomando, e seguitemi sempre. Vi voglio ricordare anche che ci possiamo incontrare, manca pochissimo, dal 22 al 25 aprile alla Fiera del Fumetto Comic Con di Napoli. Dove si trova questa Fiera del Fumetto? Alla mostra d'Oltremare a Fuorigrotta. Venite, potete venire lì a comprare il biglietto per entrare oppure lo potete comprare sul sito del Comic Con. Io avrò la mia bancarella, tra virgolette, il mio stand Yolanda Switz, che trovate scritto anche sulla mappa. Ci saranno dei laboratori organizzati di slime e degli spettacoli. Giochino, secondo voi Daniele quante cose mi ha comprato? 5 cose, 6 cose, 7 cose o 8 cose? Scrivetelo giù in un commentino e ovviamente chi indovina io metterò i cuoricini, ok? Mi raccomando, scrivetelo adesso e non a fine video, non imbrogliate. Allora, io sono curiosa, quindi in realtà non voglio sbirciare, metterò solamente la mano all'interno e pescherò qualsiasi cosa Daniele mi abbia comprato. Allora, mettiamo la mano dentro e questa è la prima cosa che Daniele mi ha preso. Magic Big Edition Good Night Bears. Oh, che kawaii! No, lo sapete cosa mi ricordano? Vi ricordate i coccolotti degli anni 90? Penso che chi è più grande se li ricorda, ma in realtà sono usciti anche aggiornati adesso. Mi ricordano gli orsacchiotti coccolotti, magari se mi ricordo vi metto una foto. Ma quanto sono carini, oddio è bellissimo, è verde, che bello questo verde, molto pistacchio, un verde pistacchio, penso sempre a mangiare. Verde pistacchio, molto carino, con questa copertina che suppongo si illumini al buio, ora non lo so, cioè c'è scritto che si illuminano tutti. Allora abbiamo trovato Ginny, allora vediamo se, ah non abbiamo trovato quello raro, ovviamente figurati se io abbia un po' di fortuna. Beh, prima sorpresina devo dire molto gradita, bravo Daniele, oh queste cose Daniele lo sa che mi piacciono. Poi vediamo questo. Allora, io questo qui l'ho aperto già in un video. Vi ricordate dove ho aperto le LOL fake con le Nanana Surprise? Allora, c'è una bustina di Nanana Surprise. In realtà queste qua sono fake. E la vado ad aprire insieme a voi. Ah, sì, non mi ricordo se già l'ho trovata questa la scorsa volta. In realtà abbiamo trovato una sola scarpa. Ah, no, ci sta l'altra scarpa. Allora, abbiamo trovato questa bambolina qui, eccola qua. Ha i capelli come le Nanana Surprise che sono vere, quindi ha i capelli rosa così, ha il vestitino, praticamente raga è una LOL però col cappello in pratica, quindi ha il cappello che cade, mamma mia ragazzi, ha il cappellino così che si infila, poi ha il vestitino che sembra tipo un vestito da sirena, fatto così, ha delle mini scarpette rosse e ha il biberon, cioè alla fine raga non ci azzecca niente con le Nanana Surprise perché sappiamo che quelle sono grandi e addirittura ci mettono il dépliant. Allora vediamo dalla box misteriosa, gigantesco, cosa andiamo a pescare? Cupcake, sono due cupcake, credo siano slime. Vediamo,
Ok, credo siano slime. Boh, vediamo un pochettino che sono sti cosi. Volo della busta. Allora, 2 cupcake profumati con zuccherini. Ah, sono dei patty slime. E sono questi qua. Allora, noi abbiamo trovato Daniele mi ha comprato pistacchio e ginger. Va bene, apriamo prima quello ginger con la cupoletta rosa, perché sapete che io amo il rosa. Sono dei patty slime, ma sono delle pietre. Allora, dovrebbe profumare. In realtà non profuma. Allora, ragazzi, io questi qua prossimamente farò un video dove modifico tanti slime. Allora, questo qua mi sa che lo andrò a modificare, perché è un peccato. Mi dispiace per Daniele che li ha comprati. Mi dispiace solo per Daniele che ha speso i soldi, non so quanto. Vediamo, oddio, ma questo è pochissimo. La cosa che mi dispiace è che dentro ci sono anche gli sprinkles, vedete, tutti colorati, ma lo slime è... Beh, comunque io non demordo, lo sapete, perché io ci posso andare a fare un video dove li modifico, ma magari voi nei commenti datemi delle idee come modificare questi slime e gli ingredienti che posso andare ad usare per modificarli. Allora, sento che è ancora abbastanza pesante questa scatola, ragazzi. Quindi, altra bustina. Che cos'è? Io amo Daniele, perché sa che a me queste cose in realtà piacciono. Ragazzi, io avrei comprato tutto. Io ogni volta che vado in edicola, quando compro le mystery box, il mystery bag, tutte queste cose così, mi incanto, perché vorrei tornare bambina per fare collezioni di mille mila cose. Besti cuccioli pony. Allora, noi abbiamo trovato... Non lo so, questo qua marroncina. Non so chi abbiamo trovato in realtà. Vabbè, forse dentro c'è il bigliettino. Ogni bustina contiene un pony e una sella. Vabbè, quindi abbiamo trovato un pony. Che in realtà questo dovrebbe essere Candy. Ok, abbiamo trovato in realtà Candy. Allora, non so, è anche un po' ASMR, perché dentro ci sono tipo delle palline. Il pony è così, raga, è carinissimo. Questo qua è stretchy ed è tipo uno squishy. Allora, questo qua si possono fare le collezioni. Si toglie la sella e si intercambiano, da quello che ho capito. C'è qualcosa di veramente pesante. Ah, sono rimaste due cose. Allora, siccome ho visto l'ultima cosa che è veramente sostanziosa, apriamo questa. Mac e slime. Ah, è uno slime, quindi, ovviamente, ispirato alle patatine fritte. Preso ovviamente da Daniele, e vediamo che com'è. Questo, mamma mia, ragazzi, è pieno di polvere. Allora, allora, vediamo un pochettino com'è. Non profuma. È uno slime molto grande, vi devo dire. Ora non so quanto costa. Allora, dentro ci sono questi pezzettini di spugnetta, e lo slime è una specie di patty slime, però se lo tiri piano, un po' si allunga ed è anche un po' scoppiettante. Cosa dite voi? Che voto date a questo slime? Molto molto interessante. Ho fatto le puzzette. Comunque si trovano degli slime interessanti in edicola, vi devo dire. Ultima cosa di questa mystery box, che Daniele sa non può andare via dall'edicola senza avermi preso un qualcosa di unicornoso. Questo qua si chiama Unicorn and Friends Egg Surprise. Costa 5,99€, praticamente 6€. 5 super sorprese. E ora vediamo che super sorprese sono. Oh, questo è inerente, perché tra poco è Pasqua. Apriamo l'ovetto. Oh, che cos'è? Abbiamo trovato un puzzle. Poi abbiamo trovato un tatuaggio. Wow, molto yeah. Questi carini, che sono degli adesivi. No, questi, vi ricordate sti braccialetti? E ultimo, in realtà non so cosa sia, Bubble Poppy Cake. Boh. Ah, no! Che cos'è questa cosa bellissima, ragazzi? Allora, ha questa forma tipo umanizzata, con i capelli azzurri, col fiorellino, la faccina. Questa dovrebbe essere tipo una lingua. E sopra c'è tipo il cupcake. Saprete cosa sembra? Sembra un personaggio del barbiere pasticcere. Schiacci e fa, a parte un suono ambiguo, stranissimo, fa una bolla come se fosse una gomma da masticare. Io devo tantissimo ringraziare Daniele, perché mi conosce molto bene. Grazie Daniele! Prego. Comunque, ragazzi, veramente, cioè io...
Ragazzi, il mio fidanzato è super top perché mi conosce. Quando mi vuole fare sorprese, sa che mi fa le sorprese per i video. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Vi mando un bacione ed un abbraccio forte. E noi ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Ciao amici!